Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, l'Orviqua Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 24 giugno 2022. Cos'è l'Orviqua? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere l'Orviqua durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è l'Orviqua? L'Orviqua è un farmaco a base del principio attivo lorlatinib, appartenente alla categoria degli antineoplastici, inibitori delle proteasi e nello specifico inibitori chinasi e linfoma anaplastico, ALK. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. L'Orviqua può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: l'Orviqua 100 mg 30 compresse rivestite con film, l'Orviqua 25 mg 90 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare Pfizer Europe, May Egg, concessionario Pfizer SRL, ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: lorlatinib, gruppo terapeutico antineoplastici, inibitori delle proteasi, forma farmaceutica. Compresse rivestite. Indicazioni: l'Orviqua come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro del polmone non a piccole cellule, non small cell lung cancer, NSCLC, in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico, ALK, la cui malattia è progredita dopo alectinib o ceritinib come terapia di prima linea con un inibitore della tirosina chinasi, TKI, ALK, oppure crizotinib e almeno un altro TKI-ALK. Posologia: il trattamento con lorlatinib deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nell'uso di medicinali antitumorali. Posologia: la dose raccomandata è di 100 mg di lorlatinib assunti per via orale una volta al giorno. Durata del trattamento: il trattamento con lorlatinib è raccomandato finché il paziente trae beneficio clinico dalla terapia in assenza di una tossicità inaccettabile. Dosi ritardate o dimenticate: se una dose di l'Orviqua viene saltata, deve essere assunta non appena il paziente si ricorda, a meno che non manchino meno di 4 ore alla dose successiva, nel qual caso il paziente non deve assumere la dose dimenticata. I pazienti non devono assumere due dosi contemporaneamente per compensare la dose dimenticata. Modifiche delle dose in base alla sicurezza e alla tollerabilità individuali: potrebbe essere necessario interrompere la somministrazione o ridurre la dose. I livelli di riduzione della dose di lorlatinib sono riassunti di seguito. Prima riduzione della dose: 75 mg assunti per via orale una volta al giorno. Seconda riduzione della dose: 50 mg assunti per via orale una volta al giorno. Lorlatinib deve essere sospeso definitivamente se il paziente non è in grado di tollerare la dose da 50 mg assunta per via orale una volta al giorno. Le raccomandazioni sulla modifica della dose a causa di tossicità e per i pazienti che sviluppano un blocco atrioventricolare, AV, sono riportate nella tabella 1. Tabella 1. Modifiche delle dose di lorlatinib raccomandate per reazioni avverse: reazione avversa a dosaggio di lorlatinib, ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia lieve, colesterolo tra 1 e 300 mg/dL o tra 1 e 7,75 mol/L, oppure ipercolesterolemia moderata, colesterolo tra 301 e 400 mg/dL o tra 7,76 e 10,34 mol/L, oppure ipertrigliceridemia lieve, trigliceridi tra 150 e 300 mg/dL 1,71 e 3,42 mol/L, oppure ipertrigliceridemia moderata, trigliceridi tra 301 e 500 mg/dL o 3,43 e 5,7 mol/L, introdurre o modificare la terapia ipolipemizzanteb secondo le rispettive informazioni di prescrizione. Continuare l'orlatinib alla stessa dose. Ipercolesterolemia grave, colesterolo tra 401 e 500 mg/dL o tra 10,35 e 12,92 mol/L, oppure ipertrigliceridemia grave, trigliceridi tra 501 e 1000 mg/dL o 5,71 e 11,4 mol/L, introdurre la terapia ipolipemizzanteb. Se attualmente la terapia ipolipemizzante è in corso, aumentare la dose di questa terapia secondo le rispettive informazioni
indicazioni di prescrizione oppure passare a una nuova terapia ipolipemizzantab. Continuare l'orlatinib alla stessa dose senza interruzione. Ipercolesterolemia potenzialmente fatale, colesterolo maggiore di 500 mg/dL o maggiore di 12,92 mol/L, oppure ipertrigliceridemia potenzialmente fatale, trigliceridi maggiore di 1000 mg/dL o maggiore di 11,4 mol/L, introdurre la terapia ipolipemizzantab o aumentare la dose di questa terapia secondo le rispettive informazioni di prescrizione, oppure passare a una nuova terapia ipolipemizzantab. Sospendere l'urlatinib fino al recupero di ipercolesterolemia e barra o ipertrigliceridemia a livello di gravità moderata o lieve. Risomministrare alla stessa dose di l'urlatinib, massimizzando al contempo la terapia ipolipemizzantab nel rispetto delle rispettive informazioni di prescrizione. Se ipercolesterolemia e barra o ipertrigliceridemia gravi si ripresentano, nonostante la terapia ipolipemizzantab massima nel rispetto delle rispettive informazioni di prescrizione, ridurre l'urlatinib di uno livello di dose. Effetti sul sistema nervoso centrale, SNC comprende effetti psicotici e alterazioni delle funzioni cognitive, dell'umore, dello stato mentale o della parola, grado 2. Moderato oppure grado 3. Grave sospendere la dose fino a quando la tossicità è inferiore o uguale al grado 1. Quindi, riprendere l'urlatinib a uno livello di dose ridotto. Grado 4. Potenzialmente fatale barra indicato intervento urgente interrompere definitivamente l'urlatinib. Aumento di lipasi barra amilasi grado 3. Grave oppure grado 4. Potenzialmente fatale barra indicato intervento urgente sospendere l'urlatinib fino a quando lipasi o amilasi non tornano ai livelli basali. Quindi, riprendere l'urlatinib a uno livello di dose ridotto. Malattia polmonare interstiziale, interstitial lung disease, ILD, barra polmonite grado 1. Lieve oppure grado 2. Moderato sospendere l'urlatinib fino a quando i sintomi non sono tornati al basale e considerare l'inizio della terapia con corticosteroidi. Riprendere l'urlatinib a uno livello di dose ridotto. Interrompere definitivamente l'urlatinib se l'ILD barra la polmonite si ripresentano o se non si ottiene il recupero dopo 6 settimane di sospensione di l'urlatinib e trattamento con steroidi. Grado 3. Grave oppure grado 4. Potenzialmente fatale barra indicato intervento urgente interrompere definitivamente l'urlatinib. Prolungamento dell'intervallo PR barra blocco atrioventricolare, AV, blocco AV di primo grado asintomatico continuare l'orlatinib alla stessa dose senza interruzione. Considerare gli effetti di medicinali concomitanti e valutare e correggere lo squilibrio elettrolitico che può prolungare l'intervallo PR. Monitorare attentamente l'ECG barra i sintomi potenzialmente correlati al blocco AV. Blocco AV di primo grado sintomatico sospendere l'orlatinib. Considerare gli effetti di medicinali concomitanti e valutare e correggere lo squilibrio elettrolitico che può prolungare l'intervallo PR. Monitorare attentamente l'ECG barra i sintomi potenzialmente correlati al blocco AV. Se i sintomi si risolvono, riprendere l'urlatinib a uno livello di dose ridotto. Blocco AV di secondo grado asintomatico sospendere l'urlatinib. Considerare gli effetti di medicinali concomitanti e valutare e correggere lo squilibrio elettrolitico che può prolungare l'intervallo PR. Monitorare attentamente l'ECG barra i sintomi potenzialmente correlati al blocco AV. Se l'ECG successivo non mostra un blocco AV di secondo grado, riprendere l'urlatinib a uno livello di dose ridotto. Blocco AV di secondo grado sintomatico sospendere l'urlatinib. Considerare gli effetti di medicinali concomitanti e valutare e correggere lo squilibrio elettrolitico che può prolungare l'intervallo PR. Sottoporre il paziente a osservazione e monitoraggio cardiaci. Se il blocco AV sintomatico persiste, considerare il posizionamento di un pacemaker. Se i sintomi e il blocco AV di secondo grado si risolvono o se i pazienti ritornano al blocco AV di primo grado asintomatico, riprendere l'urlatinib a uno livello di dose ridotto. Blocco AV completo sospendere l'urlatinib. Considerare gli effetti di medicinali concomitanti e valutare e correggere lo squilibrio elettrolitico che può prolungare l'intervallo PR. Sottoporre il paziente a osservazione e monitoraggio cardiaci. Il posizionamento di un pacemaker può essere indicato per sintomi gravi associati al blocco AV. Se il blocco AV non si risolve, può essere preso in considerazione il posizionamento di un pacemaker permanente. Se viene posizionato un pacemaker, riprendere l'urlatinib a dose piena. Se non viene posizionato alcun pacemaker, riprendere l'urlatinib a uno livello di dose ridotto solo quando i sintomi si risolvono e l'intervallo PR è inferiore a 200 msec. Ipertensione grado 3, PAS maggiore o uguale a 160 mmHg o PAD maggiore o uguale a 100 mmHg. Indicato intervento medico.
indicati più di un farmaco antipertensivo o terapia più intensiva rispetto a quella precedentemente utilizzata, sospendere l'urlatinib fino a quando l'ipertensione non è tornata al grado 1 o inferiore, PAS inferiore a 140 mmHg e PAD inferiore a 90 mmHg, quindi riprendere l'urlatinib alla stessa dose. Se l'ipertensione di grado 3 si ripresenta, sospendere l'urlatinib fino al ritorno al grado 1 o inferiore e riprendere a una dose ridotta. Se non è possibile ottenere un adeguato controllo dell'ipertensione con una gestione medica ottimale, interrompere definitivamente l'urlatinib. Grado 4, conseguenze potenzialmente fatali, indicato intervento urgente, sospendere l'urlatinib fino al ritorno al grado 1 o inferiore e riprendere a una dose ridotta o interrompere definitivamente l'urlatinib. Se l'ipertensione di grado 4 si ripresenta, interrompere definitivamente l'urlatinib. Iperglicemia grado 3 oppure grado 4, iperglicemia persistente maggiore di 250 mg/dL, nonostante terapia antiiperglicemica ottimale, sospendere l'urlatinib fino a quando l'iperglicemia non è adeguatamente controllata, quindi riprendere l'urlatinib al dosaggio immediatamente inferiore. Se non è possibile ottenere un adeguato controllo dell'iperglicemia con una gestione medica ottimale, interrompere definitivamente l'urlatinib. Altre reazioni avverse grado 1. Lieve oppure grado 2. Moderato non considerare alcuna modifica della dose o ridurre di uno livello di dose, come clinicamente indicato. Maggiore o uguale al grado 3. Grave sospendere l'urlatinib fino a quando i sintomi non si risolvono fino a raggiungere un grado inferiore o uguale al grado 2 o tornano al basale. Quindi, riprendere l'urlatinib a uno livello di dose ridotto. Abbreviazioni. SNC uguale sistema nervoso centrale. PAD uguale pressione arteriosa diastolica. CTCAE uguale Common Terminology Criteria for Adverse Events. ECG uguale elettrocardiogramma. HMG-CoA uguale 3, idrossi, 3, metilglutaril coenzima A. NC uguale National Cancer Institute. PAS uguale pressione arteriosa sistolica. UN uguale limite superiore della norma. Alle categorie di grado sono basate sulle classificazioni NC-ICTCAE. B. La terapia ipolipemizzante può comprendere inibitore della HMG-CoA riduttasi, acido nicotinico, derivati dell'acido fibrico o esteri etilici di acidi grassi omega 3. Potenti inibitori del citocromo P450, CIP, 3A4, 5. L'uso concomitante di l'urlatinib con medicinali potenti inibitori del CIP 3A4, 5 e prodotti a base di succo di pompelmo può aumentare le concentrazioni plasmatiche di l'urlatinib. Deve essere considerato un medicinale concomitante alternativo con meno potenziale di inibizione del CIP 3A4, 5, vedere paragrafo 4, 5. Se deve essere somministrato un potente inibitore del CIP 3A4, 5, la dose iniziale di l'urlatinib di 100 mg una volta al giorno deve essere ridotta a una dose giornaliera di 75 mg, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 2. Se l'uso concomitante del potente inibitore del CIP 3A4, 5 viene sospeso, l'urlatinib deve essere ripreso alla dose utilizzata prima dell'inizio dell'assunzione del potente inibitore del CIP 3A4, 5 e dopo un periodo di washout di 3, 5 e mivite del potente inibitore del CIP 3A4, 5. Popolazioni particolari anziani e 65 anni, a causa dei dati limitati su questa popolazione, non è possibile fare alcuna raccomandazione posologica per pazienti di età pari o superiore a 65 anni, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione renale, non è necessario alcun aggiustamento delle dose per pazienti con funzionalità renale normale e compromissione renale lieve o moderata tasso di filtrazione glomerulare stimato, EGFR, assoluto, e 30 ml/min. Si raccomanda una dose ridotta di l'urlatinib in pazienti con compromissione renale grave, EGFR assoluto, 30 ml/min, ad esempio una dose iniziale di 75 mg per via orale una volta al giorno, vedere paragrafo 5, 2. Non sono disponibili informazioni per pazienti sottoposti a dialisi renale. Compromissione epatica, non sono raccomandati aggiustamenti della dose per pazienti con compromissione epatica lieve. Non sono disponibili informazioni sull'urlatinib in pazienti con compromissione epatica moderata o grave. Pertanto, l'urlatinib non è raccomandato nei pazienti con compromissione epatica da moderata a grave, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di l'urlatinib in pazienti pediatrici di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. L'orvico è per uso orale. I pazienti devono essere incoraggiati ad assumere la loro dose di l'urlatinib approssimativamente alla stessa ora ogni giorno con o senza cibo, vedere paragrafo 5, 2. Le compresse devono essere deglutite intere, le compresse non devono essere masticate, schiacciate o divise prima della deglutizione.
Non deve essere ingerita alcuna compressa che sia rotta, incrinata o comunque non integra. Controindicazioni per sensibilità all'orlatinib o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Uso concomitante di potenti induttori del CYP3A4/5, vedere paragrafi 4.4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego iperlipidemia. L'uso di l'orlatinib è stato associato ad aumenti del colesterolo e dei trigliceridi serici, vedere paragrafo 4.8. Il tempo mediano di insorgenza di un aumento severo del colesterolo è, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacocinetiche dati in vitro indicano che l'urlatinib è metabolizzato principalmente da CYP3A4 e uridina di fosfato glucuronosiltransferasi, UGT, 1A4, con minori contributi da CYP2C8, CYP2C19, CYP3A5 e UGT1A3. Effetto dei medicinali su, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere l'Urviqua insieme ad altri farmaci come Aurantin, soluzione, uso interno, carbamazepina EG, dintoina, dintoinale, fenitoina ICMA, fenobarbitale sodico Pfizer, fenobarbitale sodico SALF, Gamibeta Complex, Gardenale, Luminale, compressa, Luminale, soluzione, uso interno, Misoline, Nervaxon, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Gretol, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere l'Urviqua durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere l'Urviqua durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile barra contraccezione in uomini e donne. Informare le donne in età fertile di evitare la gravidanza durante l'assunzione di l'orlatinib. Durante il trattamento con l'orlatinib le pazienti di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'orlatinib altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Prestare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari poiché i pazienti possono manifestare effetti sull'SNC, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più frequentemente riportate sono state ipercolesterolemia, 84,4%, ipertrigliceridemia, 67,1%, edema, 54,6%, neuropatia periferica, 47,8%, effetti cognitivi, 28,8%, stanchezza, 28,1%, aumento di peso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il trattamento del sovradosaggio con il medicinale consiste in misure di supporto generiche. Considerato l'effetto dose dipendente sull'intervallo PR, si raccomanda il monitoraggio ECG. Non esiste un antidoto per l'orlatinib. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, inibitori della protein chinasi, codice ATC. L01 e 05. Meccanismo d'azione. L'orlatinib è un inibitore selettivo competitivo dell'adenosina trifosfato, ATP, delle tirosine chinasi alchecirosin cogene 1, ROS 1. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Le concentrazioni di picco nel plasma di l'orlatinib vengono raggiunte rapidamente con il Tmax mediano di 1,2 ore dopo una singola dose da 100 mg e 2,0 ore dopo, dati preclinici di sicurezza tossicità a dosi ripetute. Le principali tossicità osservate sono state l'infiammazione in vari tessuti, pelle e cervice di ratti e polmone, trachea, pelle, linfonodi e barra o cavità orale, compreso l'osso mandibolare, elenco degli eccipienti nucleo della compressa cellulosa microcristallina. Idrogeno fosfato di calcio sodio amido glicolato stearato di magnesio rivestimento in film promellosa lattosio monoidrato macrogol triacetina diossido di titanio e 171 ossido di ferro. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di l'Urviqua a base di l'orlatinib sono l'Urviqua fonte foglietto illustrativo AIFA Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.